Ciao a tutti fornini, oggi cosa faremo? Oggi faremo un video molto particolare, ma prima che vi dico cosa facciamo, le solite cose, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina, mettete like e guardate il fine fino alla fine. È semplicissimo e sono sempre le stesse cose, quindi se l'avete già fatto, bene, se non l'avete già fatto, fatelo ora. Allora, cosa faremo? Faremo un video che hanno fatto in molti youtuber, hanno fatto soprattutto anche i DF, non so se li conoscete, ma sono dei youtuber molto famosi di YouTube Italia e hanno fatto questi tipi di video. Allora io mi sono ispirato e ho detto, perché non cercare un geocaching? Vi ho già spoilerato, geocaching qui, diciamo dove abito io, e ne ho trovato uno, solo che sono davvero difficili da trovare. Ma cos'è un geocaching? Non ve l'ho detto, ve lo dico ora, anzi, perché non ve lo dice Gianluca? Allora ragazzi, praticamente è una caccia al tesoro dove noi dovremo trovare dei bigliettini da firmare col nostro nome e poi rimettere al loro posto. È una caccia al tesoro che si può trovare con un'app che si chiama Geocaching, proprio come quello che stiamo cercando. E dov'è questo tesoro? Beh, adesso ve lo faccio vedere. Grazie Gianluca. Allora, adesso vi farò vedere, diciamo, che si dice, lo schermo condiviso del posto in cui c'è il geocaching. Andiamo. Ok ragazzi, siamo pronti. Qui è dove abito io. Ora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a proseguire per tutta questa strada e arrivare qua. Per te è un geocache. Adesso clicchiamo. Allora, difficoltà 1 vuol dire che non è difficile trovarlo. Terreno 1,5 vuol dire che per arrivarci non è così tanto difficile. E invece piccolo vuol dire che la dimensione è piccola. E vi assicuro che piccolo per geocaching è molto piccolo. E quindi adesso io prendo una penna e andiamo. Ok ragazzi, io adesso parto, ma c'è un problema. Cioè, praticamente io dovrei farcela. Però non mi sono dimenticato quando sono sceso di prendere una penna, anche se io l'avevo esplicitamente detto. Ora non so se si vedrà molto, magari velocizza, tolgo il suono, ma devo arrivare fino alla chiesa delle fiorine, dove ci sarà il geocaching. Ok, è arrivato anche Marco, l'ho ritrovato e sta già cercando il geocaching. Solo che geocaching ti dà anche degli indizi. Marco è andato lì e questo indizio, cosa che ci diceva? Ci diceva tipo quando piove. E quindi quando piove, cioè, ci è venuto in mente tipo o una tettoia, che quindi una tettoia quando piove ti ripara, oppure un portaombrelli. Solo che io non so, adesso stiamo cercando e magari velocizzo un attimo. Marco, hai trovato qualcosa? Quando piove, sotto una tettoia, secondo me. Questo gancio è molto sospetto. Ma c'è qualcosa qua dentro? No. Ho appena schiacciato un nido di larve, mi sa. Che schifo. Aspetta, da qui si vede bene. Attenzione, mettiamo il video. Ok. Vediamo se magari con la torcia. Non si può mettere la torcia, che palle. Allora. Signor Fornoni, lei ha qualche idea? Qua ci sono un sacco di buchi. Non ci vuole sto. Allora. Questa qua è molto sospetta. Si muove. Stai registrando. Sì. Dopo. Qua c'è un buco bello grande. Qua è grandissimo, sto buco guarda dentro. Ma non c'è la torcia, mannaggia. Vediamo. Io guarda che male. No, non posso proprio mettere la torcia. Allora, quando piove, perché qua si è riparati? Però secondo me. Simo, non ti dico dove c'è. L'hai trovato? Cerca. Devo dire che era dentro. Non l'ho trovato. Dai! Oh yeah! Stupidina! Testa! Qui, 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 qui! C'è qualcosa!
La dimensione è piccola, quindi potrebbe anche starci in uno. Oh, qua c'è un sasso. C'è un sasso qua dentro. Almeno non è micro, perché. Ok ragazzi, abbiamo visto che deve essere. Oddio, un'ape, aiuto. Allora, deve essere per forza sotto questo tetto. E l'ha trovato? Non ci credo. No. L'abbiamo trovato, ragazzi. Perché? Non è dietro la penna. C'è qua il foglio. C'è un'ape attaccata alla mano. Ragazzi, il problema è che io, come vi ho detto, non ho preso sulla penna. Però ora che l'abbiamo trovato, l'importante è che l'abbiamo trovato. Quindi adesso vado a casa a prendere una penna e torniamo qua dopo. Allora ragazzi, adesso metteremo, anzi non metteremo, ma firmeremo. Volevo dire metteremo la firma, ma vabbè, è uguale. Qui la mia penna. E ora andiamo qua. Allora, come vedete, questo è il coso. Io adesso lo apro, tiro fuori un bigliettino. E eccoci qua. Allora, va. Tac. Simone. Anzi, De Fornoni Bros. De Fornoni Bros. Ora De Fornoni Bros. E niente, adesso andiamo. Aspettate. Io ho paura che esca magari il prete dalla chiesa e mi veda mettere un barattolino bianco dietro un palo. Qualcosa a me.